Neve e ghiaccio, le temperature sotto lo zero che stanno accompagnando queste sporadiche nevicate hanno portato al formarsi di una notevole quantità di ghiaccio su marciapiedi, tetti e strade. Gli accumuli di neve a bordo delle strade e gli stessi marciapiedi ghiacciati rendono difficile la marcia e paradossalmente risulta più difficile muoversi con le proprie gambe che in macchina. Poco sale sparso e poca la pulizia, non solo dei lati della strada, ma anche del centro. Sia via Diaz che via Cavour sono di difficile percorrenza. Già il piastrellato risulta scivoloso in caso di pioggia. Se poi aggiungiamo la poltiglia di neve e il ghiaccio di cui sono ricoperte, diventa quasi impossibile percorrerle. Bisogna poi fare attenzione ai candelotti di ghiaccio che si sono formati sui tetti, alcuni anche di notevoli dimensioni. Per concludere, ricordiamo i punti dell'ordinanza dell'amministrazione comunale. Sgomberare la neve dai marciapiedi, dai balconi, dai davanzali e dai passicarrai di propria competenza. Non gettare acqua o altri liquidi. Rimuovere eventuali festoni o lami di ghiaccio pendenti ed evitare di parcheggiare veicoli sotto alberature. La neve e ghiaccio, lei ha difficoltà nel girare anche per il centro, magari nei marciapiedi? Certamente dove c'è il ghiaccio, cioè a volte ci sono dei punti dove è abbastanza pericoloso, ma non, uno sta attento, ecco. Ma questi punti sono frequenti, sono molte le strade ghiacciate, i In questi marciapiedi? giorni qui ho visto che hanno fatto una pulizia discreta, mentre invece i primi giorni, evidentemente si dovevano organizzare, i primi giorni ci sono state qualche difficoltà, ecco. Io mi muovo abbastanza bene, però ho visto altre persone che hanno difficoltà, addirittura una signora l'ho vista cadere qui in via Mazzini dove c'è un tratto di asfalto che è molto scivoloso e anche io comunque sto attento, ecco, quello sì. Dietro dei problemi non ne ho, anche perché come dicevo prima, da ragazzo era una cosa normale e ci arrangiavamo, dai. Quindi magari forse troppe le lamentele, bisognerebbe solo stare più attenti. È stato abituato troppo bene a stare col termosifone, la macchina, invece noi una volta si girava a piedi, hai capito, in bicicletta. I primi giorni molti ho sentito anche che criticavano, nel senso che dicevano neanche un po' di sale, l'ho detto anch'io. Molti se lo prendevano col sindaco e quindi non c'è stato, cioè, sono passati con gli spazzaneve, no? I quali hanno buttato tutta la neve contro le case, ma hanno creato poi inizialmente dei lastroni di ghiaccio abbastanza pericolosi, ecco, non si poteva circolare in nessun modo e quindi ha dato l'impressione all'inizio che ci fosse un po' di non fosse stato organizzato bene. Ci sono anche mezzi che vengono parcheggiati sulla sede stradale in maniera impropria e dopo anche coloro che devono pulire non hanno lo spazio per farlo, i cumuli di neve non vengono asportati, restano quindi in una situazione pericolosa comunque, come qui. Ecco, qui ci sono automobili, vabbè, qui magari di meno, ma in altre vie c'è questa diseducazione, cioè che la gente tiene le automobili sulla sede stradale e non nei garage e quindi si riduce anche. Quindi la neve viene Sì. accumulata ai lati della strada, è forse più difficile muoversi a piedi che in macchina. Esatto, è così, paradossalmente è così. Quali magari i punti più pericolosi che ha incontrato, non lo so. I più pericolosi sono le strade un po' fuori dal centro, dove assolutamente in certi punti non sono passati. Stamattina ho percorso una strada in macchina dove chiaramente c'erano lastroni di ghiaccio, non so se siano passati o non siano passati. Però c'era. Comunque dopo ha cominciato a nevicare il primo Sì. febbraio, ecco siamo al 7, per cui quella strada lì, che fra l'altro vedo che lì ci sono delle abitazioni, quindi la usano, ecco, lì sembra che ghiaccio, spazzaneve e sale non ne abbiano. È paradossale che le strade, diciamo, di comunicazione, grande comunicazione, sono state pulite, però nel centro città questo non è avvenuto. Abbiamo una situazione che è precaria. Andrea Ianni per Ravenna Web TV.